Ciao ragazze, allora è la prima volta che registro un video dall'iPhone, infatti non so neanche dove devo guardare, però noto che la risoluzione è nettamente migliore rispetto alla mia webcam. E comunque finalmente dopo una settimana sono tornata a girare video. Mi scuso, però davvero, raga, non so dove devo guardare onestamente, però penso sempre dritto. Vabbè. Mi scuso perché come sapete c'è stata la settimana di Pasqua, quindi io girando i video la domenica mi è risultato difficile, insomma, stare a casa a girare video. Va bene, a parte questa piccola parentesi, come potete leggere giù dal titolo, che non so ancora cosa scriverò, però del tipo video haul e abbandono YouTube con il punto interrogativo, perché questi giorni, diciamo, sono stata informata tramite una mia amica di alcune novità su YouTube che onestamente non mi sono piaciute. Non ci ho capito un cazzo di niente perché io non so come una raggiata a vedere le varie novità di YouTube, se perdo visualizzazioni, se il cristiano si disiscrive, non mi interessa. Però quello che vuole fare YouTube con questi nuovi aggiornamenti, onestamente, tende molto a come devo dire, eliminare i piccoli canali. Cioè, quello che vuole fare YouTube praticamente. Aspettate che aggiusto un poco. Quello che vuole fare insomma YouTube è come sempre dare spazio ai canali più grandi e in un certo senso diciamo far scoglionare i canali più piccoli per poi eliminarli del tutto. Perché ci saranno degli aggiornamenti abbastanza strani, del tipo pure alcuni video. Allora, che l'utente si può fare tipo l'abbonamento di 10 dollari per eliminare le pubblicità, lo youtuber viene tassato di 10 dollari per quanto riguarda la monetizzazione dei video, che a me onestamente poco mi interessa, fatto economico, perché io vi ho sempre detto che da Buzz My Videos, che è il mio network, prendo sempre 30 euro di merda ogni tanto quando capita e non mi cambiano la vita. Non è questione di soldi che io voglio abbandonare YouTube, è proprio la questione che YouTube, come sta già facendo, sta abbassando le visualizzazioni ai canali più piccoli, sta disiscrivendo automaticamente gli utenti che magari non vedono un tuo video da una settimana, da un mesetto, prende e disiscrive direttamente l'utente. Così facendo, un canale più piccolo non ha diritto a crescere e io, come ben sapete, lavorando tutta la settimana al negozio, la domenica che ho più tempo libero riesco a girare video e lo faccio con piacere, diciamo, stare a casa a girare video e non uscire, oppure se devo uscire devo fare tutto veloce perché poi devo girare video, devo preparare, devo scendere. Non mi godo una bella domenica scialla a grattarmi la pancia, non l'ho mai fatto, proprio perché ho questo impegno di girare video per voi, perché mi fa piacere interagire con voi. Ma dato che YouTube mi sta privando anche di questo, perché se vi spiego, se voi non commentate il mio video, non mettete mi piace, oppure non mi guardate solo il mio video perché mi seguite, non mi commentate, non mettete manco un mi piace, a lungo andare YouTube praticamente vi cancellerà l'iscrizione dal mio canale, non mi vedrete più. Infatti una ragazza mi ha scritto in privato tempo fa, mi ha detto: sai, non ti ho trovato più tra le mie iscrizioni, ti sono dovuta venire a cercare. E lì allora mi è sorta la cosa. Perché tante ragazze che prima, scusate ragazze, ma è il primo video che giro con l'iPhone. Una ragazza, diciamo, mi aveva contattato, mi aveva chiesto perché io non c'ero più tra le sue iscrizioni, e io ho detto non lo so, però non è la prima volta che mi è capitata sta cosa. Quindi, ragazze, se vi va di seguirmi e per quello che rimarrò su YouTube, perché vi ripeto, se questi aggiornamenti di YouTube andranno come si dice? Verranno attuati, io personalmente non elimino il mio canale, rimarrà sempre qui per chi vuole vedere i video vecchi, ma preferisco fare un qualcosa tipo pagina Facebook o Instagram, che è uno dei social che aggiorno sempre, 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 vi lascio sempre giù nell'info box i miei contatti, che comunque ho anche tempo per interagire con voi tramite un social network come Facebook, posso realizzare qualche mini video, insomma qualcosa, ma sono certa che le persone
persone guardano il mio video, perché così facendo YouTube mi sta impedendo anche di far vedere i miei contenuti a voi. E onestamente sta cosa non mi va a genio. A me non me ne frega dei 10 dollari che mi vogliono tassare per le pubblicità, perché io con i 30 euro che mi dà Bezza miei video non ci faccio un cazzo di niente. Mi scuso se ogni tanto dico le parolacce, raga, però ogni tanto mi scappano. E mi rendo conto che chi mi dice non dire parolacce perché non è bello, avete ragione. Infatti vi chiedo umilmente scusa, però mi incacchio e mi vengono i 5 minuti e per questo reagisco così. E questo è quanto, raga, vi volevo avvisare di questa cosa. Per il momento, se volete seguirmi, vi prego di commentare o di mettere un semplice mi piace sotto i miei video, perché sennò i miei video non vi appariranno più, non vi arriverà più la notifica, oppure addirittura YouTube vi disiscriverà, penso di averlo detto bene, comunque il succo è quello, dal mio canale, perché non mi cagate di striscio. Bene, adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto da 3 aziende che mi hanno mandato prima che io partissi per il Cosmo, prof. Raga, mi scuso se io ogni tanto muovo, perché vi spiego. Ho un tipo un maialino qui che è un portacellulare vecchissimo e ho infizzato l'iPhone, però ragazzi, vede una bellezza, quanto è bello il mio iPhone. Non lo so, per chi non mi segue su Instagram, comunque ho preso l'iPhone 6 anche per darmi una qualità video migliore rispetto alla webcam e fare l'utile e il dilettevole. Bene, inizio a farvi vedere cosa ho ricevuto da queste aziende prima che io partissi per il Cosmo, prof, e vi faccio vedere allora come in pole position proprio un'azienda che mi ha deluso tantissimo, ed è la T-Mart, il sito cinese T-Mart. Innanzitutto ho dovuto aspettare tipo quasi 2 mesi o 1 mese e mezzo, anche se non è colpa dell'azienda vera e propria, perché una volta che le cose arrivano a Milano, alle poste di Milano o alla dogana di Milano, non si capisce per quale assurdo motivo, ma restano ferme lì per 2 settimane in lavorazione senza alcun motivo. Cioè, la gente o non lavora o non lo so, vedete voi. Comunque vi faccio vedere T-Mart. Allora, praticamente allora io ho scelto 2 palette e ve le mostro. Il mio pantalone della tuta. No, raga, vabbè. E questa non mi ricordo neanche i prezzi, vi lascio tutto giù nell'info box a livello di link, però allora i prezzi sono bassi, raga, quindi è un sito che vi consiglio per il prezzo, perché comunque costano poco. Ma scrivetemi un'email ai cinesi, o perché a me mi hanno fatto il misfatto, perché vi spiego. Io quando ho avuto la collaborazione con loro, c'erano gli sconti, quindi io le cose che vedete le ho pagate la metà di quanto costavano, quindi davvero 4 soldi, cioè le ho pagate, mi hanno dato la loro solita gift card. Quindi secondo me per il fatto che stava in saldo hanno risparmiato anche sulle spedizioni e sull'imballaggio, perché mi è arrivato il tutto, vedete, queste 2 palette. Questa aveva lo scatolo, ma l'ho dovuto buttare perché si era fatto uno schifo, e questa non aveva niente, però non si è rotta perché comunque vedete i prodotti sono in crema, vedete la palettina di correttori, vedete come si vede bene, i colori sono proprio belli, raga. Sto utilizzando tantissimo questo per farmi il contouring. Ora non l'ho fatto con questa qui in crema, perché ho utilizzato tutti i prodotti in polvere. Infatti vi voglio girare subito dopo questo video il video dei prodotti che sto utilizzando di più, e grazie a Regina Neverland, che anche al suo canale io mi sono trovata disiscritta perché non la seguivo da un bel po', e ho notato che non ero più iscritta. Quindi per farvi capire, ho scoperto ho riscoperto un fondotinta minerale che io non avevo mai cagato e che mi ci sto trovando bene nonostante la mia pelle secca. Ma non voglio dilungarmi ulteriormente, questa è la palettina. I prodotti sono davvero molto molto buoni. Costa una miseria sul sito, e comunque, nonostante il misfatto che mi è successo con la pezzotta della Urban Decay, è sopravvissuta, perché tutti questi prodotti qua mi sono arrivati nelle loro bustine di plastica, quelle normali, senza neanche il pluriball all'interno, senza un imballaggio, senza niente. Quindi quando io sono andata ad aprire il pacco, che mi è dispiaciuto anche, raga, per il postino, perché il mio pacco era nero di polvere di ombretti, cioè si era spappolata la palette, tutto il blocco. Allora, questa è la palette che ho scelto io dal sito di
di Team Art ed è la dupe della Vice 2. Allora, cosa è accaduto a questa palette? Mi si è rotto lo specchio, fortunatamente non si è fatto in mille pezzi perché sono anche superstiziosa, quindi se mi si rompeva lo specchio per me era una tragedia. Io già sono sfigata e mi sento un po' sfigata, cioè non sfigata nel senso come per tutte le sorte, cioè, sfortune che mi succedono. E comunque mi si è rotto lo specchio, mi si è scollato. Poi mi si sono rotti due ombretti e mi ha sporcato giustamente tutti gli altri ombretti. Queste due cialde che vedete sono i due colori che si sono rotti e questo c'era lo specchio. Comunque sta palette si è fatta in mille pezzi. Il pennellino, raga, fa schifo, cioè, l'ho dovuto rincollare perché praticamente cosa è accaduto? Si è staccato e si è rotto. Gli ombretti non sono male, devo dire la verità, sono abbastanza scriventi. Ve ne faccio vedere uno. Sono abbastanza scriventi, devo dire la verità. Pure questo qui. Eppure questo, che è uno tra i miei preferiti, che si chiama Radar. Non so se anche nella Vice 2 si chiamano così. Comunque sono molto scriventi. L'unico problema che ho avuto con Team Art è stata l'imballaggio e come mi sono arrivate le robe. Mo' ve li sbozzo qua. Ecco qua, vedete? Molto molto pigmentati, molto molto belli, devo dire la verità. Il problema, vi ripeto, che ho avuto con questa azienda è stato l'imballaggio che non c'è proprio stato. Neanche quelle carte con il pluriball, niente di niente. Poi ho collaborato con la Simply Spoiled Beauty, che è un'azienda americana, e mi hanno fatto scegliere due prodotti dal loro sito senza darmi un budget. Io, ovviamente, furba, ho scelto uno dei prodotti secondo me più cari che hanno, ed è questo mascara. Seguendo molto Trisha, quella ragazza, la biondona americana, amica di Gigi Gongerus, che non mi ricordo mai come cacchio si chiama lei su YouTube, io la seguo in ogni dove perché la adoro. Ha fatto vedere in un suo video questo mascara che praticamente, allora, questo qui grande è il mascara, vedete, ha pure un bellissimo scovolino. E poi in quest'altro piccolino ci sta, mamma, sto tutta inguacchiata, ci sono le fibre e sono nere, vedete. L'effetto è davvero carino, li sto ancora provando, poi vi farò una recensione più accurata in un altro video, però non è male. L'unica, diciamo, pecca che ha questo prodotto è che costa 69 dollari, cioè davvero un botto, un botto, un botto di soldi. Però quello che vi posso dire è che provando questo mascara mi ha stupito anche per quando voi lo andate a struccare, che se ne viene subito, cioè non vi si incrostano le ciglia assolutamente, se ne viene proprio tipo plastilina dagli occhi, è assurdo. Mai provato un mascara di questo genere. L'unica pecca però che mi fa un po' pensare è che puzza, puzza proprio di plastica. Non lo so, non ha un buon odore, non ci sono gli ingredienti all'interno. Il packaging è una figata perché ha in 3D, vedete tutte queste perlescenze qui sopra. L'unico problema, vi ripeto, è che non c'era una confezione dove stavano scritti gli ingredienti e ha un puzzo assurdo il mascara. Le fibre non odorano di niente, però il mascara puzza, raga, puzza pesantemente. E poi ho scelto una palette per il contouring perché vi può sembrare strano. Io non avevo una palette per il contouring in polvere, utilizzavo, diciamo, quello che avevo, tipo le ciprie oppure le terre, queste cose qua. Questo pacchetto pure ha avuto un incidente, nel senso che era ben imballato, però credo che la grazia dei postini è quella che è, perché mi è arrivata rotta, cioè scalfita una cialda e si è rotto il packaging che l'ho dovuto aggiustare con questo scotch che ho al negozio, che c'è tipo il tessuto all'interno, quindi abbastanza. Questa è la palette, sempre l'avevo vista dal video di Trisha, questa cosa qua, si chiama la Perfection Palette. Ve la faccio vedere.
La cialda che è rotta è questa qui bianca. Io sto utilizzando tantissimo questa terra fredda che è davvero molto bella, questa qui chiara per fare l'highlighting, fissando così il correttore. Questa qui l'ho utilizzata come blush e queste due ancora non le ho utilizzate. Le ho utilizzate, diciamo, abbastanza poco questi prodotti qua, però devo dire che la terra mi piace davvero tantissimo. Questo è un bellissimo marrone matto ed è perfetto, perfetto, perfetto per il contouring. Io pensavo che veniva fuori qualcosa di aranciato, invece no, è davvero, davvero bello, davvero bello. Le mani tutte inguacchiate. E poi per ultimo, ma non per importanza, vi faccio vedere la Glam Melanie, che è un'azienda conosciuta, diciamo, su Instagram più che altro, e a me hanno spedito tre prodottini. Il gloss, che raga è davvero bellissimo, è questo qui, si chiama Lip Radiance by Melanie Mills. È il colore... Non lo dice, si chiama Up Against the Wall. È un marrone rossiccio, mattone tipo, mattone rossiccio marrone, una cosa di queste, molto molto bello. E la cosa che ha questo gloss è che non appiccica e dura davvero tanto, veramente bello. E poi mi hanno spedito il loro, come si chiama? Il Body Radiance per il corpo, che io andrei ad utilizzare come illuminante. Se riesco non me ne butto una quintalata. Sapevo, lo sapevo. Ve lo faccio vedere. Ovviamente questo è da sfruttare in estate, che vedete è tipo oro. Questo secondo me sull'abbronzatura spacca qualsiasi cosa, raga. Mamma, tengo le mani un inguacchio, so, proprio un inguacchio. E poi, come ultimo prodotto, mi hanno spedito un illuminante, credo. Che non vi so sbocciare perché è tipo in polvere libera. E si chiama Rose Gold. Questo qua, diciamo, è un sample. Allora, tra tutti questi prodotti ho provato il gloss, ve l'ho fatto vedere anche sul mio Instagram ed è davvero molto molto valido, non mi aspettavo assolutamente niente perché comunque io i gloss non mi piacciono molto e li uso poco, però è davvero ottimo. Questa era la scatolina del gloss, mi è arrivato tutto in questa bustina carinissima. Questa è la scatolina del gloss, molto molto bellina. E niente ragazze, io vi mando un bacione, mi raccomando, se vi va di seguirmi, se mi volete vedere, vi consiglio sempre di spolliciare o di commentare, perché altrimenti sparirò, dalle vostre iscrizioni, come se nulla fosse perché YouTube ha deciso per voi. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!